Salve a tutti, io mi chiamo Federico Di Mascio e sono un poeta pescarese. Oggi sono qui con questo nuovo podcast a parlarvi di un argomento che io integro nei miei scritti poetici e letterari. Nello scorso podcast, vi ringrazio per averlo sentito innanzitutto, parlavo di filosofia. Nello specifico del linguaggio che testimonia il destino del filosofo bresciano Emanuele Severino, scomparso nei primi mesi del 2020. Oggi volevo parlarvi di una cosa che sta a me molto a cuore e che merita di essere chiamato amore, narcisismo e società. Cercherò di essere breve e di essere il più chiaro possibile. Queste tre cose sono collegate fra di esse. E sono presenti nei miei scritti così come per me sono importanti. È un argomento sociale, ma anche antropologico, che influenza le culture e le popolazioni. Nel nostro mondo, nel periodo attuale, sono conseguenziali e l'uno influenza l'altro, in modo specifico. Comincio a parlare della questione, sono sicuro che voi capirete e che troverete interessante il mio, chiamiamolo così, filosofare. Che cos'è il narcisismo? Lo sappiamo tutti, il mito di Narciso. Ne parlano molti su YouTube. I psicologi ne parlano molto. Vorrei cercare di mainstreamare il meno possibile per cercare di tirar fuori quanto più materiale sagace io riesca a portarvi per cercare di condividere con voi un contenuto unico sotto questo profilo. La società è implicante ed implica le questioni sociali, temi come l'inclusività, il sentirsi parte di questa società, avere una posizione sociale, sono temi importanti. Quando un filosofo oppure una figura di rilievo del settore, uno studioso, un letterato, uno che si adopera per la società sotto questi aspetti, deve cercare, dal mio punto di vista, di essere il meno mainstream possibile, nonostante l'espressione stessa indichi e la faccenda stessa indichi il rendere fruibile ed accessibile quanto più contenuto alla massa. Io sono del parere che i contenuti debbano essere autentici ed originali. Amore, narcisismo e società sono tre cose collegate tra di loro. E adesso scopriremo il perché. Nella società di oggi, come dicevo prima, nella società che sta ai piedi dello sviluppo tecnico, dove viene enfatizzato sempre di più il valore mortale, chiamiamolo così, quindi estetico, quindi empirico, della persona. È importante enfatizzare questo valore in questa società. Questa società quindi ha prodotto molti narcisisti e il termine stesso di questa espressione si svaluta, trascende. Perché in questa società, per sentirci appagati, tutti dobbiamo essere narcisisti. E non c'è spazio per coloro che rifiutino la possibilità, la chance, di stare al passo con i tempi, di apparire in un determinato modo, di essere in un determinato modo. Ragione per la quale
l'espressione mainstreaming è conformismo, anche se indicano due cose differenti, possono risultare per certi aspetti simili. Il problema della società è che, e del narcisismo, è che dentro questa società ci sono troppi narcisisti e poche persone che si amano. Quindi ecco l'uso corretto dell'espressione amore. Non c'è più amore, le persone non sono più in grado di amarsi. Questo perché le persone prendono come di esempio modelli e stereotipi inarrivabili per stare al passo coi tempi. Non si sta parlando solo di, assolutamente, di come ci guardiamo allo specchio, come noi stessi ci manifestiamo agli occhi dei terzi. Non è semplicemente questo il discorso, ma è tutto un retaggio culturale che ha posto le proprie basi da principio con l'avvento della nostra società moderna. Assolutamente. Il sacro ed il profano sono elementi trasvalutati, che si sono nel tempo trasvalutati e hanno perso il proprio valore. Questo è ciò che vuole la società del nichilismo. E quindi cercare di porsi in modo autentico, mantenendo la propria essenza, ricercando ciò che ricercano gli altri, la collettività, l'attrazione sociale, la fatiscenza, il benessere che deriva dal lavoro, la produzione di soldi. Sono tutte cose che influenzano fortemente il nostro modo di pensare e che nel corso degli anni hanno cambiato gli hashtag psichici del nostro modo di vivere e di comportarci. In una società dove c'è l'amore per se stessi, nella società dove c'è l'amore per se stessi, non può esserci l'amore, non può esserci il narcisismo. Il narcisismo allontana gli esseri pensanti gli uni dagli altri, mentre l'amore per se stessi avvicina gli esseri viventi gli uni con gli altri. La società del narcisismo invece vuole, non vuole essere esseri pensanti, ma vuole essere sconnessi fra di loro. Vuole degli automi con l'incapacità di ribellarsi ai sistemi e di amarsi per conto proprio. Mentre l'amore per se stessi è qualcosa di, quando tu ti ami, non è importante una convenzione, una legge, un adeguamento sociale. Quando tu ti ami sei libero. È interessante come la società nichilista abbia creato una dittatura fredda, un impero freddo, no? Quando in realtà siamo liberi. Ma noi non siamo liberi, assolutamente. Certi atteggiamenti si compiono per cercare di edulcorare le masse, ma non esiste più l'autenticità dello spirito,
lo spirito è perso, no? Non, le cose si fanno perché noi tendiamo di copiare i nostri simili di quello che fanno, no? Perché ci sembra giusto così. Questo sistema non smentisce né il nichilismo né il narcisismo, che sono cose che connesse fra di loro. Il conformismo è la ciliegina sulla torta, dico tutto ciò perché non siamo più in grado di pensare come pensavano le menti vibranti. Le menti vibranti, quindi, sono proprie dei filosofi, dei letterati, dei poeti. Pensavano in un determinato modo la realtà. No? Mi verrebbe da chiedere, tu perché ti comporti in un determinato modo? Perché non sei più esistenzialista? Invece il tuo scopo è quello di, a livello sociale, di essere il più impattante possibile, perché se tu sei impattante, sei ben voluto da tutti, generi attrazione sociale. Se tu hai un bel lavoro, se tu ti vesti bene, hai un bel portamento, nonché sei di bell'aspetto. Ma tu non vai all'arché del tuo essere, no? Ti manca lo spirito, ti manca la sostanza. E la sostanza è ciò che ti distingue davvero, ma non perché tu debba distinguerti. Una società di persone distinte, ma che cooperano per un fine comune, è una società funzionale. Ma se una società è una società di persone che si copiano a vicenda, la filosofia non si fa più oggi. L'amore per la sapienza, cos'è la filosofia se non l'amore per la sapienza, no? Un filosofo saprebbe la distinzione tra il conformismo e il mainstreaming, no? Un vero filosofo lo sa. Un vero filosofo cerca di creare contenuti che siano streamabili e al contempo stesso chiarifichino la differenza fra il mainstreaming e il conformismo, che possono andare di pari passo ma che sono cose distinte. E invece chiamiamolo X, la persona X che si conforma, no, alla società, non è in grado di fare tutto ciò. Perché? Perché è sotto narcolettici, è sedotto da ciò che oltre il velo di Maya è invisibile. Anche nei miei testi poetici lo chiamo l'Eversor, no? L'Eversor è una figura che è così, è una figura senza spirito, ma è incapace di capire tutto ciò, perché sta oltre il velo di Maya, è incosciente di se stesso. Amore, narcisismo e società. La società vuole tutti i narcisi e i narcisi non sono in grado di amarsi fra di loro, assolutamente. Ciò al quale la persona ambisce è l'ambizione del narcisista. Quindi la persona è incapace di amare se stessa, perché è incapace di provare gioia, felicità.
questo signori è la società nella quale noi viviamo, no? Questo modo d'essere superficiali impedisce una vera sensibilità. E una vera sensibilità è un modo d'essere latenti, anche fermi con lo spirito, uno spirito quiescente è uno spirito che può, nella sua espressione più profonda, più candida, accogliere ogni pensiero, ogni manifestazione dell'anima. Ma non esiste più un'anima, parliamo d'anima, ma non esiste più. Non esiste più, è questa società che ha prodotto questi narcisisti, quindi non si parla del narcisista per psicologico, quello che ha più, più donne o ha più uomini, la donna o l'uomo, perché sotto questo cielo siamo tutti uguali, non pongo distinzione. No, il narcisista è colui che ambisce oltre ogni misura al massimo, sotto ogni aspetto dell'esistenza, quindi che vuole più soldi possibili, che vuole nel proprio settore, vuole sfondare con successo, quindi esiste, no? Esiste il dirigente d'impresa che vuole la società più grande, esiste il meccanico che vuole l'autofficina più all'avanguardia, esiste esistono tante figure, ne ho citate due, ma si potrebbe andare avanti. Soprattutto noi italiani siamo molto, noi occidentali siamo così, ed è anche una dote, perché abbiamo molto coraggio da vendere, perché non ci fermiamo davanti a noi, ma poi ci scordiamo di essere inclusivi, perché questa società non guarda in faccia i più deboli, quindi si fa mainstreaming, però non riusciamo a capire qual è la differenza fra questo e il conformismo, perché nella società del nichilismo, nella società del narcisismo, si punta al massimo, si fa anche società solo per poterlo ostentare, quindi smentisce l'essenza, questo modo di essere sociali, perché è un doppio fine, non è, cioè chi è che diceva, c'è qualcuno che diceva fai del bene, scordalo, chi è che lo fa? Chi è che può amare il prossimo senza volerlo dimostrare a tutti i costi? Ma io penso che colui che possa amare il prossimo senza dimostrarlo è, non sia il primo iscritto alla prima associazione studentesca, perché stento a credere, lungi da me non pensare che anche loro, anche costoro documentino i loro atti, non ci siano doppi fini, mentre la persona socievole ama tutti i giorni alla luce, non alla luce del sole ma di notte. Ed è questo quello che manca a una società, persone che amano senza volerlo ostentare, senza volerlo dimostrare, persone che hanno tutti un doppio fine, no? E mi sono perso, non mi ricordo cosa stavo dicendo qualcosa, mi sono perso. Società dell'iclismo, del narcisismo. Siamo tutti coinvolti, siamo tutti artefici. E quindi il mainstreaming diventa conformismo, no? Perché? Perché innanzitutto le basi diventano immutabili e irraggiungibili, inarrivabili. No? Non c'è inclusività perché? Perché innanzitutto una società che
ha degli standard elevatissimi sotto ogni aspetto. Il poeta, io parlo di per me stesso anche perché sono un poeta, e gli standard sono elevatissimi. Per me che scrivo di poesia, ma se qualcuno volesse lavorare in qualsiasi posto dove il salario è decente, non è possibile, non c'è amore per se stessi, non c'è quindi forza di volontà. La persona digrigna i denti dinanzi alle possibilità, perché è tutto in questa società, è tutto reso vano, è tutto vanificato, no? Altro tempo per il quale non c'è la possibilità di puntare all'aulicità, no? C'era Steve Jobs, diceva: siete affamati, siete folli, no? Non è questo però il senso, perché se non c'è amore per se stessi non può esserci competitività, e se ci sono i narcisi ai vertici della società, se gli standard sono troppo alti, non c'è possibilità di costruire nulla, anzi qui si sta distruggendo, il terreno è devastato da macerie, non si sta costruendo nulla, non è vero niente. Viviamo in un disastro non solo ecologico, no? Ma soprattutto spirituale, no? Una società che vuole, per certi aspetti, vuole rendere il tutto possibile, però uno scrittore che scrive bene un'opera viene rifiutato. Un ragazzo che ha delle problematiche vede una bella ragazza, ci prova, viene rifiutato, viene respinto. Cioè, io non posso più dire ad una ragazza: sei bella, stiamo a prenderci un caffè lungomare, perché vengo respinto, no? Parlo di un ragazzo normale, ma potrei parlare di un ragazzo molto sentimentale, molto sensibile. Tutte e due verrebbero rifiutati, no? Perché devi stare in società? Devi socializzare, devi essere in un determinato modo, no? Devi, come dicono i Baustelle, dicono in Elvis, mostri solitari ci obblighiamo a concerti, parti sulla spiaggia dove socializzare, andiamo ai rave. No. È impossibile, no? I desideri sono spenti. Sono narcisisti e inarrivabili anche i contesti sociali più... Io cerco di non fare politica perché per me la politica è un'espressione che distrugge la filosofia, mentre la filosofia deve essere qualcosa che chiarifica. La filosofia è un sapere incontrovertibile, dovrebbe dire la verità, almeno ci dovrebbe provare. Dovrebbe mettere in comunione gli uomini, non separarli. Ripeto, mettere in comunione gli uomini, farli amare a vicenda, non separarli. Ripeto, filosofia questo significa. Uno scrittore scrive un libro interessante, così come una trilogia poetica, viene respinto. Perché viene respinto, no? Però si parla di mainstreaming, no? Si parla di mainstreaming, no? Quindi la mia impressione è che più tu sia conformista, più tu riesca ad essere qualcuno nella società, no? Come si fa? Questa è una domanda complessa, no? Una società che ha questi standard. E la risposta è che bisognerebbe ritornare ad una condizione per la quale le persone riscoprano se stesse, lontano da questo caos, lontano dagli stereotipi, dai modi di pensare. Questo è un pasticcio fra il narcisismo e la società
perché si è creata una situazione paradossale per la quale il conformismo è caduto nel concetto di mainstreaming e le persone sono incapaci di essere se stesse, sono incapaci di amarsi, sono incapaci di vivere emozioni vere, che io chiamo nei miei scritti non contraddittorie. È una società che ha creato e che vuole tutti eversor, no? Tutti eversori siamo. Ho detto tutti perché sono io incluso. Anch'io ne faccio parte di questa società, perché anch'io non sono diverso, perché mi metto su YouTube, su Instagram a fare il mainstreamer. Però non vengo a dire quando, in che modo e come amo il prossimo, che sia la persona affettiva a me più vicina, che faccia parte della mia famiglia, che sia un amico. Non lo vengo a dire su Instagram. Non deve palesarsi queste cose, ma non perché sono io riservato, ma è così che dovrebbe essere. Quindi è diventato di uso comune porci dei standard elevatissimi, fare una mimesi, una partecipazione mimesi, no? Di tutto ciò che noi osserviamo, che ricerchiamo a livello sociale, ma è diventato costume, no, respingere il prossimo perché non sappiamo più amare. Quindi è una società che pratica l'inclusività, ma la pratica sotto mentite spoglie. È tutta ipocrisia, non è vero niente. Non c'è l'amore per il prossimo, per me c'è solo egoismo, conformismo e narcisismo. Questo è il discorso, ci tenevo a chiarire, no? Come si risolve tutto questo intruglio, no? Si risolve con l'amore per se stessi. Una persona che ama se stessa e che non tenta di produrre alcuna risorsa, strategia, volontà per conformarsi, per come ci si deve conformare alla società, è una persona che ha già vinto, perché quando tu ti ami e ti ami non per effetto placebo, ami te stesso, tu attrarrai, e qui sto parlando di livello cosmico, sono cose che i conformisti non capiranno mai, assolutamente. Attrarrai a te, possiamo utilizzare un'espressione, ma possiamo utilizzare un'altra, Dio. Attrarrai a te Dio, se tu ami la tua vita, se tu ami te stesso, che tu sia bello, che tu sia brutto, che tu sia normale, che tu non lo sia, attrarrai Dio, mentre se tu, quindi attrarrai amore, attrarrai felicità, saprai amare il prossimo, è inevitabile che se tu ami te stesso, è inevitabile che tu riesca o non riesca, nel giro di poco tempo, ad amare il prossimo, se il tuo scopo è amare il prossimo. Ma se il tuo scopo è solo di essere bello, avere soldi, avere una posizione sociale invidiabile, se tu pensi all'amore solo come al sesso, se tu pensi al lavoro solo come al danaro, tu non potrai mai amare il prossimo, tu non potrai mai essere stimato, no? Questa è la legge di attrazione, no? Quindi questo podcast è dedicato a tutte le persone buone che soffrono per colpa della società odierna. Io cerco di amare quante più persone posso e stare più vicino a quante più persone posso che lo meritino, attenzione, che lo meritino. Date il vostro tempo alle persone che lo meritano. Le persone buone che hanno bisogno d'aiuto, che credono in qualcosa di buono e che si sentono perse. Questo è il discorso. Amando te stesso, tu produrrai dentro te stesso uno spirito nuovo e avrai vinto in partenza. Amare te stesso, per amare te stesso non hai bisogno di vestiti firmati, non hai bisogno di una tartaruga, non hai bisogno di una décolleté costosa,
Non hai bisogno di Instagram, non hai bisogno di Facebook, non hai bisogno di nulla per amare te stesso. Per amare te stesso hai bisogno solo della tua coscienza. Hai bisogno di te stesso, hai bisogno. Non hai bisogno di tutte queste cose che separano. Questa lì è la cosa interessante. La persona dalla propria anima. Se tu invece fai quello che la società vuole che tu faccia, comincerai a soffrire di un male interiore che non potrai mai far sparire dentro di te stesso. Se hai preso la strada sbagliata, ed è questo quello che il narcisismo vuole, ed è questo quello che il conformismo vuole, che tu sia infelice. Perché se tu sei infelice non sei più nessuno, e se tu non sei più nessuno, gli altri potranno arrivare in cima alla società e renderla ancora più brutta, e renderla ancora più narcisista, renderla ancora più spenta. Bisogna combattere l'egoismo, bisogna combattere il narcisismo, bisogna combattere tutte quelle forme di pensiero che dividono la verità dall'uomo. Ogni cosa che divide, per esempio per i Vedas, la cultura induistica, ecco, ciò che divide è ciò che divide l'uomo dall'Atman. L'Atman è la sostanza eterna, universale, ciò che Spinoza chiamava Dio. La cultura induistica dell'Advaita, infatti, predica la non dualità. E tutto ciò che divide ti porta alla sofferenza. Tutto ciò che unisce ti porta alla consapevolezza. Quindi ti illumina. La filosofia deve essere illuminante, non può essere conformismo. Non può essere mainstreaming, ma non mainstreaming che ci fa ricadere nel conformismo, quello becero che abbiamo detto prima, la distinzione, no? Tra l'inclusività, quella vera, quella che si fa per amore del prossimo, perché tu ami te stesso, quindi sei in grado di amare il prossimo, non devi dimostrarlo, non devi farlo per altri scopi, e il conformismo, che è questo, il conformismo, no? Tutto si fa, tutto viene fatto per uno scopo che non è aulico, è uno scopo che divide l'uomo dall'uomo, no? Tutto ciò che divide, tutto ciò che unisce. Questo è il discorso. Amati per come sei, che tu sia bello, che tu sia brutto. Non cercare delle situazioni al di fuori della tua anima per accettarti, perché è una forma di divisione, è una forma di egoismo già a priori. E tutto ciò che ha a che fare con l'egoismo non può portare a nulla di buono. Amati. Ti piace la palestra? Fai la palestra per te stesso. Ti piace sciare? Scia per te stesso. Ti piace il mare? Vai al mare per te stesso. Cerchiamo di aprire i nostri cuori alle possibilità spirituali della nostra anima. Dobbiamo vivere per noi stessi, perché soltanto vivendo per noi stessi, per amandoci, possiamo amare il prossimo. Quindi narcisismo, amore, narcisismo e società sono risolti da questo, dall'amore, l'amore per se stessi, quello vero, non il narcisismo, poetica dell'universo.